Buona giornata della redazione Flash del Tantam Notizie di Imperia TV ed Andrea Pomati. Torniamo ad occuparci della manifestazione di piazza organizzata ieri dai sindaci del Golfo di Anese per protestare contro il sistema di accoglienza dei migranti. Ieri sera sono infatti intervenuti anche la vicepresidente della regione Sonia Viale e anche l'assessore regionale Marco Scajola. Ora iniziamo a sentire le dichiarazioni di Sonia Viale, che è tornata a puntualizzare anche il suo intervento relativo al divieto del burro all'interno delle strutture ospedaliere. Sentiamo. Vicepresidente Viale, dopo aver lanciato questa proposta che sembrava davanti della legge sul burka vietato nelle strutture pubbliche, oggi questa manifestazione di piazza con i cittadini che in qualche modo dicono no alla presenza di stranieri, è una battaglia che continua? Ma intanto è una battaglia di legalità anche quella del burka, perché non si può girare per strada col viso coperto, è una legge nazionale, quindi non ho detto nulla di strano, quindi mi sorprende che ci sia stato questo allarmismo. Qualcuno addirittura ha detto che è un atto discriminatorio il fatto di dire che le donne non devono andare in giro col volto coperto e direi che insomma siamo all'assurdo. Si tratta soltanto di ripristinare della legalità, della richiesta che un atto come quello di mettere un burka su una donna sia considerato un atto discriminatorio non soltanto se fatto in Italia ma nel mondo, perché significa togliere a una donna la sua identità. Noi siamo riconosciuti tutti con un nome e con un volto sulla carta d'identità. Se tu dici che una persona non ha un volto, non è una persona e non ha diritti. Quindi è stato anche un gesto simbolico fatto alla vigilia dell'8 marzo, perché io ci credo nella parità dei diritti, non è che vado a intermittenza e comunque anche ogni giorno nel mio ruolo di assessore tento di far rispettare tutti i diritti e tutte le leggi. E ovviamente non è assolutamente messo in discussione il diritto alla cura delle persone, anche perché non esiste un medico che possa vietare una cura perché una persona è vestita in un certo modo o in un altro. Mentre oggi qui a Diano Marina, devo dire, una battaglia importante, perché i cittadini non vogliono essere quelli che pagano le incapacità dei governi a gestire l'immigrazione. Perché non è che si può dire a Diano Marina devono arrivare persone che non hanno la possibilità di integrarsi, persone che non avranno la possibilità di avere anche un futuro, perché sappiamo che i 2/3 saranno persone che poi dovranno essere rimpatriate perché irregolari, perché se non si ha diritto a stare come richiedenti asili sul territorio, il destino è l'espulsione. L'assessore regionale Marco Scajola ieri sera a Diano Marina ha invece evidenziato l'impegno della regione sul fronte delle case popolari perché ci sia una nuova legge con priorità per gli italiani e per chi risiede in Italia da più anni. Sentiamo. Assessore Scajola, anche lei oggi qui a Diano Marina per questa protesta che è diventata una protesta popolare, possiamo dire, centinaia di persone qui in Piazza del Comune. Lei ha portato una proposta concreta della regione per quello che riguarda le case popolari, così? Sì, noi stiamo intervenendo su tutta la nostra legislazione regionale perché non è più possibile che i diritti degli italiani vengano spesso calpestati. C'è una situazione, e questa piazza lo dimostra, che si sta creando una tensione sociale in questo paese dovuta a un governo che non sta gestendo la questione immigrati e ad un'Unione Europea che ha scaricato tutti i problemi sull'Italia, e quindi si sta creando una tensione sociale che rischia di esplodere e che è molto pericolosa. Le istituzioni devono fare il loro dovere, devono fermare questa che non è un'immigrazione ma è un'invasione. Le misure ci sono. I fondi ci sono, il governo Berlusconi aveva attuato delle politiche intelligenti che avevano bloccato l'arrivo di immigrati sul nostro territorio. E poi, per quanto riguarda l'accoglienza, io dico, la Liguria ha già subito un'invasione, vediamo tutti i giorni quello che è successo a Ventimiglia, non ne possiamo più, la nostra è una terra turistica e i sindaci non possono più rimanere col cerino in mano per inadempienze del Ministero dell'Interno, per inadempienze del governo, per inadempienze di un'Unione Europea che pensa che l'Italia sia fanalino di coda e a cui può scaricare tutti i propri problemi. C'è una lotta, c'è una resistenza, il presidente Toti, la giunta regionale è in prima fila su tante norme sulle quali stiamo intervenendo perché finalmente gli italiani vedano riconosciuti i loro diritti.
Marcello Sorgi, giornalista editorialista, già direttore della Stampa, Ruben Azzante, docente universitario di diritto per l'informazione, Gianluigi Nuzzi per la televisione, Giuseppe Cruciani per la radio. Si confronteranno oggi pomeriggio a partire dalle 17 sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo in occasione di un convegno dedicato al diritto di informazione e alla deontologia professionale. A organizzare e moderare il dibattito sarà Lucia Scaiola, giornalista di Panorama. Nell'occasione sarà presentata la 7ª edizione del manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione scritto da Ruben Razzante. Il convegno, l'informazione e il giornalismo ai tempi della post-verità rientra nella rassegna dei martedì letterari del Casinò ed è ad ingresso libero. Prende in via in Liguria il progetto dei cimiteri per gli animali da compagnia. La Regione ha infatti predisposto un regolamento per disciplinare i vari aspetti sanitari e autorizzativi. Vediamo. È stato approvato dalla Regione il regolamento di attuazione della legge che istituisce i cimiteri per animali d'affezione, ovvero tutti quelli che convivono con l'uomo a scopo di compagnia. Con questo passaggio si consente così ai comuni competenti per territorio di procederne con l'autorizzazione. Nel regolamento, approvato su proposta dell'assessore alla sanità Sonia Viale, è previsto che i proprietari possano apporre sul cippo non solo gli estremi del proprio animale, ma anche una sua fotografia. Secondo quanto previsto nel regolamento, i cimiteri potranno essere realizzati da soggetti sia pubblici sia privati. Gli interessati dovranno presentare domanda al comune competente per territorio che stabilirà l'idoneità della zona individuata, previo parere dell'ASL, cui spetta la vigilanza igienico-sanitaria. Potranno essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo. I cimiteri per animali d'affezione dovranno essere dotati di allacciamento all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica, di acqua potabile, servizio igienico e area di parcheggio, oltre che di aree per la sepoltura, per i servizi collaterali e aree con presenza di ossari e per i resti cinerari. Deve essere provvisto anche di un ufficio per l'attesa del pubblico e di un sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, oltre che di una cella frigorifera. Il gestore deve registrare le spoglie ricevute su un apposito registro da conservare per almeno 5 anni e consultabile in qualsiasi momento dagli organi di controllo. Sono considerati animali d'affezione quelli che convivono con l'uomo a scopo di compagnia. Lunedì 13 marzo, nella mattinata, Marco Magnone incontra i ragazzi delle classi terze della scuola media Novaro e le quarte del liceo artistico di Imperi in occasione del progetto Adotta l'autore. I ragazzi hanno aderito al progetto Adotta l'autore proposto dalla libreria Mondadori di Imperia, che prevede la lettura del libro e un lavoro di approfondimento a scuola. E riprendono lunedì le lezioni dell'Unità di Imperia nella sede di Piazza Calvi. Da lunedì a venerdì dalle 15.30 si terranno corsi fra gli altri di computer, internet, storia locale e nazionale, letteratura inglese, francese e scacchi. E veniamo anche oggi all'angolo di Daniele Lacorte. Oggi la riflessione di Daniele è dedicata ancora una volta alla sanità, in modo particolare alla gestione da parte della politica con tendenza a privatizzare. Sentiamo. Vorremmo evitare di tornare sull'argomento, ma i fatti ci obbligano a registrare e a denunciare. Siamo di nuovo alle prese con la sanità, con la mala sanità provocata soprattutto dall'incapacità gestionale di politici e amministratori. È proprio la politica però la prima ad essere messa sotto accusa. Il pubblico sembra ormai passare, per una logica nordista di non facile comprensione, il toto al privato. E la salute dei cittadini, che in molti sbandierano come grande debito, fa gola però ai privati che si stanno attivando in Piemonte, come in Lombardia e ora nella nostra Liguria, per accaparrarsi il maggior numero di strutture, di ospedali anche costruiti recentemente. Se società specializzate, soprattutto in business, si buttano a capofitto nel mondo della sanità, qualcosa di appetitoso, di remunerativo ci dovrà ben essere. La politica regionale ligure, dipendente, e questo è evidente, dalle manovre di fattura lombarda all'insegna di quello che fa Maroni e lo facciamo anche noi, ma noi però non convince. I tagli, il risparmio fatto a tutti i costi sulla pelle dei cittadini ci irrita, ci dà fastidio. Le alchimie politiche non sempre è facile scoprirle
e nello stesso tempo capirle. Se tutto passerà ai privati, quanto tempo occorrerà per sottoporsi ad un attacco piuttosto che a una mammografia o ad un semplice esame clinico? I tempi saranno inferiori? I medici lavoreranno ancora in intromenia o sarà loro concesso di operare fuori dalle strutture ospedaliere? Ma se il privato deve guadagnare, perché non può farlo anche il pubblico? Sono i misteri della politica, della vergognosa politica degli incapaci, che costringono i malati a veri tour de force con attese lunghissime al pronto soccorso, che tra l'altro pullulano di ladri, piuttosto che a continui spostamenti da una struttura all'altra per effettuare in maniera più rapida un qualsiasi controllo. Ma tornando al business, ci spieghino gli esperti regionali perché, come ci è stato riferito da un nostro telespettatore, all'ospedale di Imperia, tanto per fare un esempio, per una gastroscopia occorrono mesi se si paga solo il ticket, cioè se si va con la mutua. Invece bastano pochi giorni se alla struttura ospedaliera si versano 250 euro. E ancora il dio denaro a vincere ogni battaglia. I privati faranno di tutto e faranno più veloce, senza liste d'attesa, senza farci mettere le mani al portafogli. Siamo perplessi. Analisi a pagamento ormai sembra il leitmotiv del momento, ma per chi non ha le possibilità economiche, cosa intendono fare? Lasciare perdere? Aspettare che muoiano? Sanità, maledetta sanità, dove tutti fanno spallucce inneggiando al nuovo messia, alla privatizzazione e al sicuro business. Prima di salutarvi vi ricordo che questa sera alle 21 andrà in onda uno speciale sulla Fiera delle Fiere a Santo Stefano al Mare, un'iniziativa del mercato della Riviera dei Fiori, che è un brand importante che vuole sottolineare le bancarelle con prodotti di qualità made in Italy. E invece domani alle 21, 30 anni di impegno per il territorio, ancora la nostra rassegna dedicata alle tante cose fatte sul territorio del Ponente Ligure e non solo, da Imperia TV in 30 anni di attività. E ci fermiamo qui per oggi, per l'edizione flash naturalmente, questa sera 19:20 e 30:23 il Tantam Notizie serale, e poi vi auguro di trascorrere una felice serata e una buona domenica anche domani. Arrivederci.